niente da fare, questa torcia non vuole rimanere accesa. Dungeon Master ha detto che ci saremmo incontrati dall'altra parte della foresta della luna. Dobbiamo rimetterci in cammino. Stai scherzando? Non riuscirei a vedere la mia mano neanche se la mettessi davanti agli occhi. D'accordo, d'accordo. Ci accamperemo qui e riprenderemo il cammino domani mattina. Vieni, Bobby, il mantello ti scalderà. Grazie, sorellina. Cedo il mio scudo in cambio di una stanza d'albergo ben riscaldata. Lo sai che non è un problema, Eric. Dalle valli ai monti, dalle colline al mare, fai apparire qualcosa che ci possa scaldare. Wow, ci sono riuscito! Una coperta elettrica! Grandioso! Ora devi soltanto trovare una centrale elettrica ed una presa a cui collegarla. Beh, se proprio non ti interessa, la prenderò io. Ma, Gran Maestro, non è qui che dovevamo incontrarci. Le cose sono cambiate, arciere. Sono venuto ad avvertirti. Avvertirci di cosa? Siamo in pericolo, forse? Sì, i tuoi amici si troveranno in grave pericolo. E tu dovrai affrontare la prova più difficile della tua vita. Sii forte, arciere, e ascolta il tuo cuore. Gran Maestro, aspetti! Wow, orsetti in carne e ossa! Ridammi il mio scudo, brutta palletta di pezza! Fermi! Ehi! Attento a quello che fai! Ne ho preso uno! Questo lo tengo io! Come posso morderli se non riesco a vederli? E adesso, piccoli cleptomani, esigo una pronta spiegazione. Non abbiamo fatto niente. Voi ci volevate fare del male. Noi ci stavamo soltanto difendendo. Lasciateci andare, per piacere. Zitti! Uno alla volta. Chi diavolo siete? Noi siamo gli orsi delle nuvole. Noi non le rubiamo, le armi le prendiamo, così non ci potrete fare del male. Credeteci, ne abbiamo bisogno solamente per difenderci. E da chi? Dal ranger della foresta? No, dalle orche verdi. Hanno dei brutti nasoni rossi rossi, zanne lunghe e sporgenti e occhiacci molto cattivi. Aspettate un momento, questa descrizione mi ricorda qualcosa. Fatemi pensare. Ecco, ci sono quasi. Anzi, sono proprio qui! Orche soldato! Avanti, afferrateli! Arrivano! Scappate! Ehi! Lasciami andare! Hanno catturato Bobby! Ci penso io! Grandioso, ci vorrebbe un razzo spaziale per scalare questi alberi. Guardate! Lasciami andare! Vi raggiungo dopo, ragazzi! Ma siamo soli contro 20 orche! Tienine a bada due e lascia pure a me le altre 18! Cosa? Perché non ci avete detto che avevate un ascensore? Non ce l'avevate chiesto? Allora, cosa stiamo aspettando? Forza! Accidenti! Non è possibile fermare questo coso, per favore! Forza, tiralo su! Accidenti, Diana, non riesco, scivolo! Allora, proviamo insieme! Forza! Sbrigatevi! Molto divertente! Dove ci state portando? A casa nostra! A casa vostra? E dov'è? Ragazzi, guardate! È fantastico! Fin
andando a cercare delle armi per difenderci dalle orche verdi e voi ritornate con queste creature. Sono amici, Re Kamala. Ci hanno aiutato contro le orche verdi. Beh, se è così... La colonia degli orsi delle nuvole vi dà il benvenuto. Cos'è stato? Sono le orche verdi. Stanno cercando di abbattere l'albero. Dobbiamo fermarli. Impossibile. Noi orsi non abbiamo armi. Sicuramente qualcosa avrete. Soltanto frutta e noci. Caricate! Bombe a volontà! Bobby e Hank devono essere prigionieri in questo accampamento. Spareremo degli arpioni sugli alberi. Ci arrampicheremo con le funi e cattureremo gli orsi. È un piano geniale, capitano. Ma per attaccare aspettate il mio segnale. Scoccherò una freccia luminosa. Mi faranno salire senza sospetti e non potranno difendere gli orsi delle nuvole. D'accordo. Oh no, Hank, non puoi farlo. Dite a Venger di non preoccuparsi. Penserò a tutto io. Hank è un traditore. Non ci posso credere. Le orche sono indietreggiate. Sembra che aspettino un momento favorevole. E noi siamo a corto di munizioni. Se ci attaccano di nuovo siamo davvero spacciati. Non riesco a vedere attraverso le nuvole. Aspettate. Fate scendere subito l'ascensore, svelti. Hank, è riuscito a scappare. Stai bene? Sì, grazie. Che è successo? Perché Bobby non è con te? Beh, ecco, le orche ci hanno portato al loro accampamento. Io sono riuscito a scappare, ma Bobby non ce l'ha fatta. Sei un bugiardo! Sheila, che cosa ti salta in mente? Io sono stata in quell'accampamento e ti ho visto. Stavi parlando con le orche, stavano facendo un piano per catturarci. È un traditore, è d'accordo con loro. No, io non sono un traditore. Sì, invece. Ma Sheila, è impossibile. Sheila, ascolta, siamo tutti molto stanchi e confusi. Ti prego, abbi fiducia in me. Non ti azzardare a toccarmi. Lavora per Venger, io ne ho le prove. Quando scoccherà la freccia luminosa, le orche attaccheranno. Sheila, stai prendendo un grosso granchio. Invece no, purtroppo. Fategli scoccare la freccia e lo vedrete. Scocca questa freccia, Hank, e chiariamo l'equivoco una volta per tutte. Coraggio, Hank, dimostrale che si sta sbagliando. Visto? Lo dicevo che era innocente. Lanciate! Era veramente un segnale, ci attacca! Non riesco a crederci! Sei uno sporco traditore! Hank, perché l'hai fatto? Tutti al riparo! Gli orche verdi stanno arrivando! Siamo perduti! Ci salvi chi può! Avanti, miei prodi! L'intera armata delle orche sta scalando l'albero. Sarai soddisfatto del tuo piano. Per colpa tua le orche ci cattureranno tutti. Grande genio delle nuvole, solo tu puoi aiutarci. Tu lo vedi, non son bubole. Vieni subito a salvarci. Perché non ci abbiamo pensato prima? Di sicuro questa pittoresca canzoncina fermerà le orche in un batter d'occhio. Sciocche superstizioni. Non sono superstizioni. Gli orsi delle nuvole sono protetti dal grande genio delle nuvole. Senza dubbio. E dimmi, il tuo genio scaglia anche fulmini e saette a mani nude? Perdonami, stavo solo scherzando. Dalle orche possiamo salvarci, ma non mi fido di lui. Avanti, che cosa ne hai fatto di Bobby? Per favore, Sheila, sta calma. Allora, cosa ne vogliamo fare di questo
Traditore. Aspetta un momento. Hank è innocente finché non dimostriamo la sua colpevolezza. Ragazzi, non possiamo condannare Hank senza un regolare processo. Un processo? Cosa siamo diventati? Una corte suprema? Allora, la battaglia è finita? Sì, padrone, ma purtroppo le orche sono state respinte. Cosa? Gli orsi hanno usato i loro incantesimi per scatenare una terribile tempesta. Tentano ancora di sconfiggermi con quella maledetta pietra. Quei ridicoli orsi posseggono l'unica arma al mondo contro la quale io sono completamente impotente e non se ne rendono conto. Sarà meglio che l'arciere non fallisca la prossima volta, o il giovane barbaro ne pagherà le conseguenze. È inutile, stai perdendo il tuo tempo. Hank non farà mai nulla che possa nuocere ai suoi amici, ricordatelo. Hank, perché ci hai traditi? Che cosa ti abbiamo fatto di male? Coraggio, Hank, spiegaci com'è andata o penseremo che sei veramente colpevole. Io non sono colpevole. È chiaro che è colpevole, altrimenti ci avrebbe già raccontato cosa è successo. Che cosa ne hai fatto di Bobby? Dov'è mio fratello? Adesso basta, Sheila. E se il tradimento non fosse l'unica sua colpa? Se fosse anche responsabile della... Oh, Bobby! Noi ci fidavamo di te, Hank. Dopo tutto il tempo che abbiamo passato insieme. Per tutte quelle volte che ci hai convinto a non rinunciare. Che ci hai spronato a confidare in noi stessi. E adesso è crollato tutto. Non crederò mai più a nessuno per il resto della mia vita. Secondo una nostra antica usanza, questa pietra porta fortuna. Grazie. Abbi cura di te, Hank. Che ti è successo, giovane arciere? Sei rimasto senza amici? No! Perché non ho fatto in modo che capissero? Ma non avevo altra scelta. Io non sono un traditore. Oh, al contrario, tu lo sei. Gran maestro, mi crede un traditore anche lei? Sì, ma per un motivo molto diverso. Tu hai tradito te stesso, il tuo coraggio e la tua intelligenza. Ma Venger ha catturato Bobby. Mi ha imposto con le minacce di non dire una parola. Se cercassi di fermarlo, sa bene che lo ucciderebbe. Lo so, ma se non farai niente per fermarlo, sai bene cosa succederà. C'è un vecchio detto da queste parti che dice: chi ha la risposta ma non sa di averla è perduto esattamente come chi quella risposta non l'ha mai avuta. Tu hai quella risposta, arciere, ed è tanto vicino a te quanto lo è il vento. Gran maestro! C'è. Il demone ombra mi diceva che ci hai ostacolato nella battaglia con gli orsi. È vero, puoi punirmi se vuoi. Farò una cosa molto più cattiva. No! Fermo, no! Fermo, non fare del male a Bobby. Non gli sarà fatto alcun male se tu continuerai a fare correttamente tutto quello che ti ordino. Ma non esiterò ad ucciderlo se mi tradirai ancora, intesi? Ti obbedirò in ogni cosa, Venger, lo prometto. Bravo. Adesso va e cattura per me gli orsi delle nuvole. Hank, ti prego, non ascoltarlo. Venger può fare di me quello che vuole. Non ho paura. Pietra fatata, abbi cura di lui. La pietra magica degli orsi, non fatemela vedere. Gettatela lontano. Calmatevi, padrone, l'ho buttata via. Ma io non avrò pace finché non avrò distrutto tutte quelle maledette pietre. Questa volta li prenderemo. Avanti! Oh no, le orche stanno scalando l'albero accanto al nostro. Sarà bene organizzare subito una linea di difesa. Fatemi indietro, proverò a usare i poteri del mio cappello. Hocus pocus. No, abracadabra. No, non c'entra niente. Quale sarà la formula? Caccia via di qui quei brutti ceffi.
Beh? Oh no! Non ci vedo più! Accidenti! Guardate, ragazzi, è grande come una mongolfiera! È una mongolfiera! Sei un vero genio, Presto! Sei sicura? Sbrigatevi, sbrigatevi! Le orche stanno arrivando! Avanti, salite tutti a bordo! Non lasciateli scappare! Mollate gli ormeggi! Mollate gli ormeggi! A non rivederci, grassoni! Tirate! Oh no, siamo stati colpiti! Stiamo precipitando! Forza! Riprendi quota, cappellino mio! Ehi, fatemi salire! Niente da fare, ritorna dalle tue amiche orche, sporco traditore! Non è il momento di litigare. Diana, lancia il tuo giavellotto e agganciati a quella fessura. Ma tu... Fallo e basta! Ti spiegherò dopo. Sei in gamba, Hank, ma non penserai che ci caschi soltanto perché stai facendo finta di aiutarci a scappare. Stai oltrepassando i limiti. Se non fai esattamente ciò che ti dico, rischieremo di non rivedere mai più Bobby. Dove ci stai portando adesso? Laggiù. Beh, il castello di Venger. Lo dicevo che era un traditore, vuole consegnarci tutti nelle sue mani. No, Sheila! Amici miei, credetemi, sono stato costretto a ingannarvi. Venger tiene Bobby in ostaggio e minaccia di ucciderlo. Da prima ho pensato che fosse meglio obbedirgli per proteggerlo. Poi Dungeon Master mi ha fatto capire che sbagliavo. Ora si spiega tutto. Oh, Hank! Va tutto bene, Sheila. Stai tranquilla, va tutto bene. Ascoltate il mio piano. Bobby! Bobby, stai bene? Sorellina, sei arrivata finalmente! Avete fatto male i vostri calcoli. Ti avevo avvertito. Pagherai molto caro il tuo tradimento. Bobby, non ti muovere! Non potrete più sfuggirmi! Coraggio! Ora! Prendi questo! E anche questo! No! Fermi! Forza, diamoci da fare! Tenetele lontano da me! Venger non ordinerà più alle orche di attaccare gli orsetti delle nuvole. Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Hurra! Grazie di aver salvato la nostra colonia. Ecco la nostra ultima pietra patata affinché vi protegga da Venger. Grazie, ma abbiamo le nostre armi. Il tuo popolo ha bisogno di quella pietra. Hank, vorrei scusarmi per averti chiamato traditore. Mi dispiace, davvero. Oh, non preoccuparti, Eric. La colpa è mia. Avrei dovuto confessarvi tutto invece di mantenere il segreto. Ben detto, arciere. Gran maestro! Visto che siete ritornati in buona armonia, vi darò una traccia per ricondurvi a casa. Ah, grandioso gran maestro! Quale sarebbe questa traccia? Troverete un indizio nella lontana terra del fuoco blu, a 3 giorni di viaggio al di là della palude senza fondo. Fuoco senza fondo? La palude blu? Ragazzi, non c'è problema, andiamo! Scusi, gran maestro, gran maestro! Che peccato, volevo chiedergli di restringere il mio cappello! No, non farlo! Ragazzi, che aspettate? Resisti, non mollare! Ehi, ma siete sordi! Sei un campione! Sei un campione!